c'è stato un grande lavoro fatto dall'ASM. Stavo cercando il capo operaio Cipriani per ringraziarlo perché è stato veramente un leone, così come anche Mascazzini del Ministero dell'Ambiente. Sono stati dei leoni e speriamo che continuino a esserlo. Leoni che comunque devono spalare il resto dell'Aquila. A pochi metri ci sono le carriole, è un bel lavoro iniziato, un grandissimo lavoro da finire. Sì, è proprio così. Con il popolo delle carriole io sto molto attento a quelle che sono le loro segnalazioni per il semplice fatto che qui, forse per il mondo intero, queste sono sorte di rifiuti, le macerie, insomma. In realtà per gli aquilani sono qualcosa di più, e cioè sono intanto la storia, intanto il sudore magari di quando sono state costruite questi edifici e anche il sangue dopo quello che è successo. Quindi, questo significa che devono essere trattate nel modo più corretto e con grande attenzione, perché appunto incorporano questi tre valori che per gli aquilani li fanno diventare queste macerie, non solo dei rifiuti, insomma. Ecco, quindi perciò tutti stanno lavorando bene, anche col popolo delle carriole mi sembra che ci sia una, diciamo così, una collaborazione, non c'è un'ostilità, perché tanto alla fine sarebbe ridicolo che ci fosse un'ostilità in questa situazione. E c'è una grande attenzione. Era quello che dicevo, tutti i processi, se si fanno il più possibile condivisi, è meglio, però bisogna farli. Quanto c'è di Grazie. elettorale in questa scelta di rimuoverle dopo un anno? No, no, non è, no, non ho sentito dire parecchio, ma non è così. Dico una cosa, queste, lei sa quali erano le competenze. Solamente dopo che io ho ricevuto questo incarico il 1º di febbraio, coinvolto il Ministero dell'Ambiente, abbiamo fatto una riunione con tutti gli enti interessati e si è riconosciuto che era meglio che questa attività fosse accentrata sotto forma di una governance accentrata piuttosto che magari frazionata come era stato nel passato. E questa è stata una volontà comune di tutti e quello credo abbia sbloccato la situazione, anche perché con i poteri che mi sono conferiti dalla legge sono riuscito a coinvolgere l'esercito e i vigili del fuoco, e in questo senso, quando voi avete i vigili del fuoco e l'esercito a lavorare, avete di fatto quello che sono anche loro il nerbo della protezione civile italiana e quindi rappresentano una grande capacità di esecuzione. Ecco, questi erano i momenti difficili e li abbiamo risolti d'accordo con anche gli enti locali. All'inizio gli enti locali pensavano che fosse una questione che potesse essere fatta da loro, cioè alla loro portata. In realtà la complessità era tale e tanta che non potevano farlo. È passato così un anno, Presidente. Lei che è il commissario per la ricostruzione, Casette a Bassano, va bene, ma 11.000 edifici danneggiati, gente che chiede di tornare, posti che ci sarebbero ma non basterebbero. L'Aquila quando riparte? Ma l'Aquila sta già ripartendo, ogni giorno è una conquista, ogni giorno è un passo avanti. Io credo che però nessuno possa illudere nessuno e questa è una lunga ricostruzione, tanto il danno è stato enorme e quindi ci vorranno tanti anni. Però ogni giorno l'Aquila riparte, ogni giorno riaprono piccole attività commerciali, ogni giorno qualcuno ritrova una situazione lavorativa che prima aveva perso, ogni giorno si va avanti per quanto riguarda l'erogazione di contributi per le case cosiddette, per la riparazione delle case B e C, e stanno cominciando. Se lei vede, ora sono stati dati circa 6.000 contributi definitivi per le B e le C. E eravamo preoccupatissimi del fatto che quando stavamo al 4.005 non vedevamo i cantieri partire. Adesso cominciamo a vedere, sempre un po' troppo poco rispetto a quello che noi desidereremmo, comunque cominciamo a vedere dei cantieri che partono. Questo è ogni giorno una piccola conquista. Sulle B e le C, su questi ritardi che ci sono stati nel partire coi cantieri, questa è una cosa che non siamo riusciti a spiegarci molto bene, perché una volta che il cittadino ha ricevuto il contributo definitivo, non capiamo perché dopo una settimana non partano i lavori. Le situazioni saranno le più disparate, però insomma stiamo vedendo che le sollecitazioni anche che arrivano da parte del sindaco dell'Aquila, che è arrivato fino al punto di, e questo gli va dato merito, perché un sindaco a un certo punto dice se qui non si parte noi revochiamo il contributo a chi l'ha acquisito, è un atto di coraggio e che comunque anche forse impopolare, un sindaco questo fatto comunque l'ha fatto, quindi io sono d'accordo con Cialente, ci siamo sentiti, però vediamo che adesso si comincia a muovere. Ogni giorno c'è un miglioramento.
Presidente, mancano le linee guida per quanto riguarda le case. Come si fa a progettare senza case? Lei ha sollecitato più volte la progettazione senza linee guida, professionisti, tipo non andiamo avanti. Allora, le linee guida per la ricostruzione, anche qui io sono stato nominato il 1 febbraio, le linee guida della ricostruzione sono state la prima cosa a cui mi sono dato da fare e ho portato avanti, sono state pubblicate con un decreto le linee guida per la ricostruzione. Adesso ci sono tutta una serie di altre attività complicate, difficili, complesse che devono essere fatte dai comuni per quanto riguarda i piani di ricostruzione. Per quanto riguarda le case E in particolare, come avevo promesso, il 6 aprile la scadenza sarebbe stata posticipata e sarà posticipata al 31 dicembre così come è stato richiesto dagli ordini professionali. Però le assicuro una cosa, che probabilmente come per le B e le C, si poteva accelerare anche la fase della progettazione. Certo, ogni chi, Presidente, cosa poteva accelerare? Lei dice si poteva usando l'impersonale. Allora, io dico ma una lei cosa. Un'idea in testa ce l'ha. Ma sì, perché guardate, qui ci stanno un numero tale di interventi progettuali che bisogna assolvere, che bisogna evitare che i professionisti arrivino a essere in tilt, cioè non avere quella capacità organizzativa, perché non possono ovviamente averla, o meglio non potevano averla, speriamo che la stiano organizzando, per affrontare un volume di lavoro così grande. Quindi io credo che si sarebbe potuto un po' accelerare, però è anche vero che nelle fasi iniziali le macchine prima di essere rodate ci si mette un po' di tempo, però dopo, quando sono rodate, dopodiché si accelera. Quindi io credo che siamo nella fase dell'accelerazione. Anche gli studi professionali si stanno organizzando meglio, anche le imprese stanno capendo che non possono fare incetta di commesse e poi non avere la capacità organizzativa e tecnica di portarle avanti con grande sollecitudine. E quindi, insomma, prima si era pensato che l'Aquila fosse potesse essere ricostruita con i modelli organizzativi di tempi normali, e no, quello sarebbe durato magari poi veramente 40 anni la ricostruzione. Vero che c'è un miglioramento in questo senso, però ancora non stiamo proprio a regime, questo è evidente. Ma più scaldarelle che carriole, capito? Ordiniamo. Pronti, qua che fermati. Si porta per di là. Attenzione. Ciao. Ma dove sta stando? Mi stiamo sentendo. Campagna, una città che vive immersa nella campagna. Io metto solo la carta, ha un criterio. Questi amici tuoi se li riporto. Io non ho amici. No, si mettono, si fa un. Fate un mucchio qua che si fanno.